Il 3 agosto di 10 anni fa moriva in Russia Alexander Solzhenitsyn, scrittore e dissidente russo, Nobel per la letteratura. Nell'opera Arcipelago Gulag denunciò l'orrore dei campi di concentramento comunisti. Il corrispondente Sergio Paini. Non importava che Putin fosse stato a capo del KGB. Per Alexander Solzhenitsyn, il più celebre scrittore e dissidente durante il periodo sovietico, il nuovo capo del Cremlino andava rispettato perché voleva ridare dignità alla Russia dopo il caos degli anni 90. Grazie per aver trovato il tempo di venire a trovarmi, gli disse nel 2003, 5 anni prima di morire. Grazie a lei per tutto ciò che ha fatto per il nostro grande paese, rispose Putin. L'ammiro perché è sempre rimasto fedele ai suoi principi. Premio Nobel per la letteratura nel 1970, Solzhenitsyn fu cacciato dall'Unione Sovietica dopo la pubblicazione di Arcipelago Gulag, il suo libro più famoso, un'opera monumentale che svelò al mondo la rete di campi di concentramento del regime ateo e comunista. Ritornò dall'esilio americano solo nel 1994, attraversando tutta la Russia sulla Transiberiana. Scoprì un paese che aveva ritrovato la fede ortodossa, ma che negli ultimi tempi ha riabilitato le glorie sovietiche e pure Stalin. Tanto che a 10 anni dalla morte di Solzhenitsyn e a quasi 100 dalla sua nascita, c'è chi continua a chiamare traditore questo intellettuale che seppe essere critico anche nei confronti dell'Occidente che lo accolse. Un mondo accecato dal consumismo, che aveva dimenticato Dio e per questo, secondo lui, destinato alla rovina.